Buonasera, e trovati a questo appuntamento con il verde rugby oggi una puntata in particolare perché da oggi eh, iniziamo una serie di puntate dedicate appunto alla tecnica del rugby per far conoscere che cos'è questo sport come si gioca quali sono le regole fondamentali e lo facciamo insieme ai protagonisti ai giovani protagonisti del CRC alle, alle squadre più giovani più giovani oggi partiamo dall'under 16 di mister Mauro Tronca ma accanto a me anche due altre esperti Intanto il responsabile del settore giovanile eh, Marco Salomone, grazie per essere qua. Grazie a voi per essere tornati qui da noi per eh, sviluppare e far conoscere il nostro sport. E naturalmente l'ha detto stampa del, eh, del CRC Antonio Carbone. Grazie a te Romina, grazie a Provincia TV. Allora, oggi andiamo a parlare appunto di rugby. Andiamo a dire intanto che questo sport sta conoscendo una popolarità sempre maggiore e sicuramente ciò lo si deve anche al Sei Nazioni. I risultati del, dell'Italia nel Sei Nazioni, soprattutto eh, negli anni 90, quando al momento in cui l'Italia è stata finalmente ammessa, poi fino a, fino a parlare delle vittorie che l'Italia ha riportato, oggi il rugby, i rugby, i regbisti sono diventati un po' i beniamini degli, eh, degli italiani. Quindi da questo momento in poi il rugby si conosce e poi lo vogliamo ricordare al di là di quello che si dice, uno sport di contatto uno sport duro, no, fa, è pericoloso però eh, si può anche dire che mentre negli stadi non succede niente così come in campo sono, non, non accadono più di tanti infortuni di quelli che magari possono capitare in altri sport e poi eh, I valori che trasmette il rugby sono unici al mondo perché parole antiche inconsuete, come l'amicizia, la lealtà, la solidarietà, la collaborazione, il rispetto dell'avversario e delle regole, non sono espressioni vuote, ma anche l'essenza del gioco, la sua ragione di esistere. E, eh, e quindi ecco, Marco. Allora in breve perché il rugby è bello anche perché poi lo ricordiamo era giocato all'inizio da una categoria d'elite cioè dai eh, più nobili di, tra virgolette della Gran Bretagna quindi eh, per questo forse veniva anche considerato uno sport di elite e quindi di nicchia però questo ci dimostra che poi alla fine erano dei lord e quindi nei lord anche in campo ma il rugby ha radici antichissime parte addirittura dagli antichi greci e dagli antichi romani eh, neanche a farla apposta, insomma il gioco principale degli antichi romani era l'arpastum che veniva sviluppato dai soldati stessi, dai legionari durante le pause tra le varie battaglie per eh, farli stare insieme e per poter dare un minimo di divertimento eh, durante la dura vita del guerriero. Dopodiché poi questi sport antisignani del rugby si sono sviluppati con il medioevo, con il calcio fiorentino. E fino ad arrivare addirittura all'Arling Over Country, che era un gioco che si sviluppava comunque in Inghilterra intorno ai secoli dopo, successivi al 1200. Dopodiché arriviamo proprio alla nascita vera e propria del rugby nel 1823, il primo novembre, quando un ragazzo irlandese che rispondeva al nome di William Webb Ellis giocò a football contro tutte le regole che esistevano al momento, stufo di non partecipare al gioco, prese il pallone con le mani e lo portò oltre la linea di porta. Da lì, da questo gesto rivoluzionario, nacque poi il rugby vero e proprio, con una serie di leggi e di regolamenti che si svilupparono nella seconda metà del 1800 fino ad arrivare poi ai primi scontri veri e propri tra le nazionali della Scozia e dell'Inghilterra che furono proprio dedo il via agli scontri internazionali e al Sei Nazioni, che si disputa attualmente. Il Sei Nazioni, che con l'ingresso dell'Italia, quindi mettendo l'Italia sotto i riflettori delle grandi competizioni internazionali, ha portato alla ribalta lo sport del rugby facendolo conoscere anche a quelli meno addentro a, alle tecniche di questo sport. Allora, Antonio, intanto tu sei un, un ragazzo che ha conosciuto il rugby e che lo ama e che lo pratica anche se non nella prima squadra ma negli old. Allora, quali sono i valori che il rugby in particolare eh, insegna, soprattutto l'essenza eh, anche del terzo tempo che tanti sport vi invidiano e ancora nessuno è riuscito a copiarvi? Eh, qual è il significato vero di questo terzo tempo? Il, il rugby fondamentalmente è lo stare insieme. È fondamentale sotto, sotto questo profilo, eh, perché le squadre si contendono in campo. È uno sport eh, a volte molto duro, uno sport di combattimento, ma tutto ciò che eh, si determina in campo poi finisce con il triplice fischio finale eh, dell'arbitro che decreta il termine della partita e con il saluto definitivo delle squadre eh, al termine dell'incontro inizia questa fase bellissima dove chi si è conteso in campo in realtà continua una grande festa. Una grande festa eh, tra, tra i giocatori, tra i tifosi delle, delle squadre che fino a poco tempo prima si erano combattute in campo, una festa che spesso si prolunga eh, nel tempo per molte ore e con eh, canti, balli, si beve, si sta insieme, e, è l'essenza del rugby sostanzialmente allora mentre vediamo questi ragazzi allenarsi stiamo vedendo anche la disciplina intanto eh, è una una squadra che ci sta dimostrando che eh, appunto anche questa che diceva lui l'essenza del rugby la disciplina il comportamento corretto con la squadra il comportamento corretto del mister con il mister che eh, se noi pensiamo che il rugby fino a pochi anni fa non aveva assolutamente l'arbitro in campo l'arbitro è una figura che è entrata piano piano e soltanto ultimamente e erano i stessi capitani che Dettavano le regole, così come ehm, all'Olimpico, così come in tutti gli stadi dove si gioca il rugby, mai una volta i tifosi sono stati divisi gli uni dagli altri e quindi e non è mai accaduto niente. Anche questo è un grande sinonimo di eh, fair play, di correttezza e di disciplina. È uno sport delle famiglie, una festa, a differenza magari di tante volte allo stadio quando ci sono tante tragedie Marco. No, ma vedete il, il rugby stesso. Questa forma di socializzazione che eh, si vede oltre che sul campo, sugli, sp eh, sugli spalti, è dovuto proprio al fatto che eh, non esistono questi tipi di barriere che è possibile trovare in altri sport. I tifosi delle due squadre o delle due nazionali sedono fianco a fianco e commentano insieme la partita. È possibile consumare birra e quando mai in uno stadio si può consumare birra? Addirittura con il rugby questo è possibile. Eh, è l'emblema stesso dello spirito olimpico, tant'è che eh, il rugby manca però da diversi anni dalle Olimpiadi. Eh, L'ultima occasione mi sembra che sia stata nel 1924, e pensate che addirittura sono gli Stati Uniti i campioni olimpici in carica. Fortunatamente si è trovata una soluzione per far tornare il rugby alle Olimpiadi, portando il rugby a 7, perché il rugby a 7 e non il rugby come lo conosciamo noi? quindi 15 contro 15, perché il rugby a 7 nella sua forma eh, organizzativa del torneo ha, eh, è molto più snella, quindi in massimo un paio di giorni è possibile fare tutte le gare fra le singole squadre e aggiudicare eh, le premiazioni, quindi primo, secondo e terzo posto. Il rugby a 15 invece ha tempi molto più lunghi, considerate che è una Coppa del Mondo che viene sviluppata anche quella ogni quattro anni. Ha una durata che oscilla tra i 40 e i 45 giorni. E non è possibile assolutamente, nell'ambito della manifestazione olimpica, che si sviluppa su due settimane, poter organizzare un campionato, quindi l'assegnazione delle medaglie per il rugby a 15. Mentre per, per il resto, è possibile vedere anche partite di rugby sia a livello femminile, e anche qui vengono fatte categorie a livello giovanile e Coppe del Mondo delle singole nazionali che, come dicevo, del rugby a sette, anche questo è espressione anche del rugby femminile. Prima di cedere di nuovo la parola ad Antonio eh, ci piace anche ricordare quali sono i motivi i buoni motivi per giocare a rugby in particolare perché educa la socialità Marco anche no? tante volte l'hai detto tu quando abbiamo parlato di tante squadre giovanili perché eh, sia come appartenenza del gruppo sia come rispetto dei ruoli quindi il capitano, l'allenatore l'arbitro, quindi l'arbitro il giudizio dell'arbitro è insindacabile raramente si sente appunto discutere ciò che dice l'arbitro raramente sugli articoli si scrive che che l'arbitro eh, ha, ha diretto male la partita. Grazie appunto a questo contatto fisico che mette paura a tante persone invece si permette ai più deboli di superare l'insicurezza e a quelli più aggressivi di controllare invece l'esuberanza. Quindi ha nel sostegno questo sport, il sostegno appunto a uno dei ruoli, un, primo, un proprio principio di gioco che è la realtà della vita. Quindi non si può pensare solo a se stessi ma alla squadra. Tant'è vero che eh, quasi mai un giocatore dice il, il merito della vittoria è mio ma il merito è di tutta la squadra. Non c'è un bravo, tanto più il... Il demerito della sconfitta è di qualcuno, ma è di tutta la squadra in particolare. Così come è una presa di responsabilità, quindi la capacità di autodeterminarsi all'interno del eh, gruppo. Quindi una disciplina formativa sotto ogni, ogni punto di vista. E allora, Antonio, molto spesso i genitori sono ancora fissati che. Eh, ci sono solo alcuni sport che formano il corpo, invece anche il rugby abbiamo scoperto attraverso di voi che è uno sport completo che dal bambino all'adulto forma il corpo e quindi comunque è uno sport anche da rivalutare anche sotto questo aspetto. È uno sport assolutamente completo perché oltretutto ehm, si è caratterizzato da una serie di attività correlate che devono essere svolte proprio... Per prepararsi al gioco del rugby, quindi eh, chi sceglie questo sport eh, dovrà fare anche altre attività che sono attività prettamente di carattere atletico, di potenziamento, eh, per prepararsi appunto a, a disputare gli incontri. Noi l'abbiamo detto tante volte nel corso di queste puntate, eh, il, i bambini prima vengono sul campo da rugby e prima eh, imparano a crescere eh, nel rugby. E questa è una cosa importantissima perché eh, crescendo eh, sviluppano quegli automatismi che gli consentono di poi di muoversi agevolmente sul campo eh, di sviluppare quelle capacità eh, di elasticità, di coordinazione, di capacità nel cadere, di assorbire gli impatti eh, che poi con il passare degli anni li preparano sostanzialmente al rugby vero, che oggettivamente bisogna dirlo, eh, il rugby giocato ad alto livello da atleti della squadra Seniores è un rugby fatto di impatti, impatti veri, impatti forti, ma questa cosa non deve eh, diciamo, preoccupare eh, i genitori perché i bambini venendo al campo da presto in giovanissima età si preparano e questo tipo di attività diventa per loro una qualcosa di normale, di assolutamente normale a cui loro sono assolutamente preparati e che, che poi è, è, è il rugby sostanzialmente. Tra le... Andando a parlare di rugby, visto che vogliamo parlare dei basilari, oggi noi guardiamo prima di dare poi la parola a Mister Mauro Tronca e a tutti i suoi ragazzi. Lander 16, vogliamo guardare tre elementi. Intanto, la palla che è particolare, che è una palla ovale, che era una vescica riempita di, di fieno, oggi eh, invece è un, ha delle dimensioni standard che tu ci dirai. Così come il campo su cui eh, noi in questo momento stiamo, e così come altro elemento essenziale, sono i pali, la classe. H. Allora, a te la parola Marco. Allora, il pallone per il gioco del rugby, la forma ovale è caratteristica proprio dell'elemento originario che era una vescica di maiale. Ci sono dimensioni diverse come grandezza a seconda delle categorie di gioco. Quindi questo che ho in mano io adesso è un numero 5 che eh, viene adoperato dall'under 16, dall'under 18, 20 e categorie superiori, quindi anche le Signores. Le categorie minori giocano con palloni leggermente più piccoli, la misura è la numero 4, quindi un po' più corto e la numero 3 per i bambini ancora più piccoli, quindi ancora più corto. La dimensione massima si oscilla come una lunghezza orientativa di circa 30 cm. Per quanto riguarda il campo, invece, il campo consideratolo molto simile come dimensioni a un campo di calcio. L'unica differenza è la tracciatura del campo. Abbiamo le due linee di meta che delimitano proprio il, il traguardo da poter superare per realizzare appunto una meta. L'area di meta che è delimitata dalla linea di pallone morto e eh, nel senso sempre trasversale abbiamo la linea dei 22, che è la distanza di 22 metri dalla linea di meta. La linea di metà campo, la linea dei 10 metri che è la distanza di 10 metri apposta dalla linea di metà campo, delle linee dei 22, e le linee dei 10 ne esistono due, una per ogni metà campo. Posta invece eh, longitudinalmente alla linea laterale o linea di touche, abbiamo due linee tratteggiate, la linea dei 5 e la linea dei 15, che corrispondono alla linea nella quale si deve schierare. Il raggruppamento quando ci sono le rimesse laterali, quindi le touche, la rimessa laterale che può essere completa quindi a sette giocatori o ridotta a seconda del numero di giocatori che decide la squadra che deve fare appunto la rimessa, va schierata all'interno di queste due linee tratteggiate. E poi l'ultimo elemento importante che non può assolutamente mancare in un campo da rugby è, eh, sono i pali che viene chiamata la classica H. Sì, è la porta ad H che corrisponde a due. Pali verticali imbottiti alla base per evitare, appunto, scontri pericolosi nei confronti del, dei pali stessi dai giocatori. Con una traversa, e l'obiettivo, appunto, per realizzare punti è quello di eh, mandare il pallone su calci piazzati. A differenza del calcio che bisogna andare sotto, nel rugby, invece, è... va mandata sopra quindi superiormente alla traversa, tra i due pali verticali. e ora invece. Basta chiacchiere, adesso diamo la parola a chi il rugby lo sta giocando e siccome è dedicato al verde rugby, quindi ai ragazzi che stiamo vedendo in allenamento quindi la parola a mister eh, Mauro Tronca e a tutti i suoi ragazzi per farci dare meno delle, eh, dei momenti basilari del rugby. Come dicevamo, ora la parola passa appunto a mister Mauro Tronca che ci mostrerà tre basilari, che sono appunto la RAC, la MOL e la TUSH. Buonasera eh... Questo allenamento sarà un allenamento abbastanza didattico in cui faremo vedere ai telespettatori alcune fasi di gioco che sono tra quelle più importanti nel rugby moderno. Ecco, stiamo assistendo a una rack, il portatore di palla va per terra, e i suoi compagni che portano l'avversario e puliscono la palla. Vedete, questa azione è molto efficace perché riesce, riesce a impegnare pochi uomini e ottenere un buon montaggio territoriale. Se è fatta bene è l'azione del gioco preferita dalle squadre di alto livello ormai nel rugby, eh, anche perché diciamo, è più semplice da eseguire e più efficace rispetto alla che andremo a vedere dopo. Vedete come con due giocatori, tre giocatori massimo, si riesce a ottenere subito la pulizia della palla, il fuorigioco, in maniera che l'albio possa subito vedere se il difensore fa un'azione fallosa. Ok ragazzi, ricominciamo? Ricominciamo dall'inizio? Allora adesso analizzeremo da vicino proprio cosa significa fare una RAC. Allora abbiamo detto che il, il regolamento prevede il minimo essenziale per una RAC è due giocatori, uno da squadra A e uno della squadra B. Adesso noi creiamo una situazione diciamo di quelle che è molto comuni in partita, cioè con un difensore e subito il sostegno immediato almeno di due o tre giocatori per, per la miglior pulizia della RAC. Vai! portatore entra, porta a terra la, la palla. I due suoi compagni portano via il difensore e lasciano libera la palla prima di mi la mischia. A questa fase del gioco se fatta bene, in velocità, è la fase di gioco ormai che eh, prevale su tutte le squadre, sia di alto livello sia di medio livello, perché con pochi giocatori riesco ad avere un buon guadagno territoriale, una pulizia della palla e, innanzitutto, soprattutto la linea è fuori gioco, in maniera che l'arbitro possa subito vedere se il difensore va oltre la linea è fuori gioco commettendo un fallo. Questa rack, la RAC, questo fondamentale, è ormai diciamo, è nelle partite diciamo, di qualsiasi livello è il 60-70% delle fasi di gioco. Dopo la RAC adesso andremo a vedere la MOL, sempre da vicino come abbiamo analizzato questa qui. Ok, adesso andiamo a analizzare un'altra fase di gioco molto importante, detta MOL. Regolamento: per fare la mall occorrono almeno tre giocatori, uno della difesa e due della squadra che attacca. A differenza della rack, dove il pallone viene portato per terra dagli attaccanti, in questa situazione di gioco la palla rimane in piedi, cioè rimane alzata da terra. Perché? Perché cerchiamo di portare la palla in avanti con la spinta di tutti i diciamo, giocatori della squadra che attacca. È una situazione più complicata rispetto alla rack perché stando in piedi. È più facile per la difesa spingerci, portarci di traverso, portarci di laterale ed è molto difficile, soprattutto, il sincronismo di 4, 5, 6 giocatori che devono ognuno andare a prendere il suo posto come in un puzzle che si deve comporre immediatamente. Basta un secondo di ritardo nella composizione della Mall e l'avversario si infiltra nella Mall e la Mall viene rovinata. Se però viene fatta bene e comincia a prendere avvio, comincia a camminare, è difficile poi fermarla perché per regolamento la molla non può essere fatta cadere, ma può essere soltanto spinta in senso opposto. Questa situazione del gioco eh, la troviamo specialmente dopo le touche, quando eh, una squadra vince una touche, spesso e volentieri dalla touche viene trasformata in mol per prendere metri eh, e per se la, cioè abbiamo una mischia potente e forte. Adesso andiamo ad analizzare proprio nel dettaglio la mol. Vai, portatore, primo sostegno, strappa, terza e quarto si legano su chi ha strappato la palla e la palla spingete, spingete e la palla rimane in mano al mediano. Adesso ragazzi, rifacciamo, però, portiamo, portiamo ancora un po' più avanti, ancora, è ancora veloce. Allora, questa situazione del gioco balza subito all'occhio, è evidente, è più complessa perché comunque diciamo, la palla rimane in piedi e i giocatori si devono immediatamente legare, ognuno la sua, vai, ognuno la sua posizione, portatore primo che strappa, terzo e quarto che si legano, spingono, spingono, spingono. Allora, se, se riusciamo a fare, ok, basta, se riusciamo a fare una molla avanzante, una volta che ha preso l'abriglio, è molto difficile la difesa contrastala. Rispetto al rack, se la molla riesce bene, si guadagnano più metri però la rack è più semplice da fare. È più semplice da fare e soprattutto se crea immediatamente la linea fuori gioco. Mentre la mol, le linee fuori gioco sono differenti ed è più difficili per l'albero controllarle. Adesso le facciamo ancora l'ultima volta una mol e poi passeremo alla touche. Vai ragazzi, ancora la mol. Portatore che entra, primo sostegno che strappa, terzo e quarto che si legano su chi ha strappato. Ok, stop. Allora, queste qui queste due fasi di gioco che abbiamo visto adesso la rack, quella con la palla per terra la Moula, adesso questa con la palla in piedi, sono le fasi di gioco diciamo, principali nel gioco del rugby insieme alla Touche e alle mischie chiuse. Adesso, dopo questa Moula, andiamo a vedere un'altra fase di conquista importante, la Touche, cioè quando il pallone viene calciato fuori da una squadra, una rimessa laterale nel gioco del pallone, nella, nel rugby si riprende con due linee schierate, squadra A e squadra B, schierate pari numero e il pallone che viene lanciato dalla Palla che viene lanciato da chi non ha lanciato la palla fuori. È importante la touche perché permette di avere eh, palloni di qualità e soprattutto è il momento in cui c'è la maggior distanza fra le due squadre, perché il regolamento prevede che le squadre A e B devono stare a 10 metri dall'allineamento in touche, perciò è l'unico momento in cui ci sono 20 metri fra le linee di tre quarti, sono 20 metri importanti per innescare azioni di attacco. Allora, adesso andremo a vedere eh, come, cosa significa touch. Allora, abbiamo detto che la touch è quando una squadra calcia la palla fuori dalle linee laterali. La squadra che ha calciato la palla perde il possesso del pallone la palla viene rimessa in gioco dalla squadra avversaria. Si rimette in gioco con l'allineamento di giocatori fino a un massimo di 7 e un minimo di 3 e con il lanciatore della squadra che deve rimettere la palla, che cercherà di far prendere la palla ai suoi compagni. Questa, come abbiamo detto, è la fase di gioco con la conquista della palla che permette la migliore pulizia del pallone e soprattutto per i tre quarti è l'unico momento in cui sono 20 metri fra le linee di difesa e di attacco. Vedete che oltre la linea di shower si sono posizionati i tre quarti a 10 metri di distanza dalla difesa e a 10 metri di distanza dall'attacco. Se la palla è di qualità, i giocatori diciamo, più leggeri, quindi più veloci, hanno 20 metri per poter fare delle azioni molto... Molto pericoloso e molto impegnativo. Adesso osserveremo, comunque, dalla Touche come la Touche possa diventare molle, Quello che abbiamo visto un attimo fa. Vai, ragazzi, saltatore, prende la palla, porta giù, si ricrea subito una molla avanzante, si chiama cassaforte in gergo, con il mediano di mischia che prende la palla e subito la può dare ai tre quarti. Ancora, ragazzi, adesso sul secondo, dai dai, veloce, veloce, ragazzi. Al tre, al tre, uno, uno, metti, cambia, cambia, uno, due, tre, vai, secondo, vai. No, vedete la difficoltà di fare la mule, però una volta che è fatta bene, che è avanzante, è un'arma micidiale, è come un enorme carro armato che va avanti nel campo. Ragazzi, ancora sul primo saltatore, veloce, dai! Ok, adesso andremo ancora a vedere le touche. Vai ragazzi! Quando vuoi, i portatori che fanno salire con l'ascensore e il saltatore, la costituzione della Mole è come Qualità che esce fuori, perché sono 20 metri di spazio. Veloce, facciamo ancora una, veloce! Veloce ragazzi, veloce, senza perdere tempo, ancora un'altra sul secondo. Sottolineare per chi diciamo, non è pratico del rugby che portare su un ragazzo 80-90 kg richiede una notevole forza da parte dei ragazzi che lo sollevano e oltre che forza anche coordinazione, che sono due persone che lavorano insieme con un ragazzo che si affida a loro completamente. Vai! Vedete, il ragazzo viene portato in alto circa due metri e mezzo, tre metri, porta giù la palla, si ricrea la mule, la mule permette in questo caso l'esecuzione. fare la l'amore, avanzare, mettere insieme, coordinare otto persone, otto persone che devono fare tutti i movimenti giusti e essere come i meccanismi di un orologio in sincrono. Ragazzi, ancora sul primo, veloce, per favore la difesa a 10 metri, attacca a 10 metri, l'avanzamento eh, mediano, l'avanzamento. La difesa può salire quando io abbasso il braccio, come in partita, quando vuoi. Quando vuoi vai! Vedete? Saltatore, strappo del pallone, si ricostituisce la mulle, non avanzate, avanza, avanza e quando esce la palla c'è lo spazio per poter fare un'azione pericolosa. Vedete in questo caso come è abbastanza agile, per tre quarti in velocità sfruttare dei palloni così invitanti creati da una mole che deriva da una truscia ben eseguita. Prima puntata riservata appunto sia al verde rugby, ma ai basilari del rugby, quindi anche per conoscere, quindi un po' una promozione. Eh, speriamo che sia riuscita ad arrivare il messaggio anche a casa che questo è uno sport completo, uno sport da provare. Quindi invitiamo tutte le famiglie a portare i propri figli almeno a fare un, un tentativo e a tutti quei giovani che magari sono in questo momento senza un'attività sportiva che stanno facendo. Quindi magari di venire al campo. Intanto di venire a provare, vero, Marco? Intanto vedere se eh, come. Questi ragazzi potete divertirvi attraverso il rugby? Sì, invito tutti quanti a fare almeno due settimane di prova. Basta venire in segreteria, trovano comunque me. E due settimane per verificare sul campo l'attitudine, il divertimento e provare con i ragazzi. Mauro noi vogliamo ringraziarti perché sei stato un professore eccellente speriamo eh, di riaverti ancora perché comunque è importante che a parlare siano gli esperti un grazie a tutti questi ragazzi eccezionali dell'Under 16 fatevi un applauso ragazzi che siete veramente in gamba quindi Mauro un commento tuo sul rugby invece ma io quello che ripeto sempre ai neofiti allora è un luogo comune che a Rebbi ci si faccia più male che in altri sport, non è assolutamente vero, e ci sono le statistiche delle federazioni che stanno a dimostrarlo, è uno sport certo di combattimento, duro ma leale, io specialmente alle mamme invito a portare i bambini qui al campo e farli provare. E l'ultima battuta naturalmente da Antonio, allora a te il messaggio finale prima dei saluti. Io de mi associo a tutto quello che hanno detto loro naturalmente e desidero soltanto ringraziarvi perché state Facendo un lavoro che per noi è molto importante perché far arrivare il rugby direttamente nelle case e delle famiglie è una cosa bellissima e importantissima. E anche per questo appuntamento è tutto, ecco il, il saluto finale appunto lo danno loro questi ragazzi e eh, naturalmente grazie per averci seguito, vi ricordiamo il prossimo appuntamento venerdì prossimo, quindi non mancate, buon proseguimento di visione dei nostri programmi.